voglio, secondo me, condividere insieme le scelte, condividere insieme il futuro e come andremo a finire nel futuro queste cose che oggi ne abbiamo discusso qua, specialmente per quanto riguarda l'energia, che è quella che in pratica dissangua in largo modo le finanze dei comuni. Il mio è uno di questi che si è trovato raddoppiato il costo dal 2021 al 2022. E come si fa? Si fa mettendo insieme le nostre risorse, le nostre conoscenze, quello che possiamo preventivare, non lo sappiamo nessuno, quello che succede nel futuro, però già da oggi e da quello che si è visto oggi in questa assemblea dei soci del CEV, le prospettive per noi non saranno certo rosee, ma saranno, secondo me, un po' più migliori di quelli che non sono consorziati con noi.